emozioni, spettacolo, polemiche, 98 minuti di pura follia allo stadio Oreste Granillo per il posticipo, per il più classico Monday Night che andava a concludere la dodicesima giornata del campionato cadetto, un campionato di Serie B più aperto che mai, una lotta promozione che ci regalerà tantissimo spettacolo da quest'oggi fino alla conclusione della stagione regolare. Ragazzi, una vittoria che riproietta al secondo posto, che ripropone nelle parti alte della classifica, che fa sognare sempre più in alto, sempre di più la regina di Pippo Inzaghi. Dopo due sconfitte contro Parma e Perugia, dopo la prima sconfitta qui davanti al pubblico, sempre caloroso, quest'oggi quasi 15.000 persone a sostenere la formazione Amaranto nel big match di questa dodicesima giornata di campionato. Ragazzi, dopo due sconfitte contro Parma e Perugia, dopo il pareggio alla Unipol Domus contro il Cagliari, sempre più pericolante di Fabio Liverani, ritrova il successo che mancava dal derby calabrese contro il Cosenza lo scorso 8 ottobre. Quasi un mese dopo ritrova il successo, invece cade dopo oltre 2 mesi di imbattibilità, dopo 4 vittorie, 5 se consideriamo il successo ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dopo 5 vittorie e 2 pareggi, 4 in campionato, dopo 7 partite di imbattibilità, 6 in campionato, il grifone di Alexander Blessin, che non perdeva dallo scorso 9 settembre al Renzo Barbera nell'anticipo della quinta giornata di campionato, con il gol di Matteo Brunori a lanciare, a illudere in una corsa nelle parti alte della classifica, almeno per ora, per i rosanero di Eugenio Corini. È una sconfitta che comunque potrebbe far bene a lungo andare alla formazione ligure. Quest'oggi c'è stato comunque un grande pressing, dicevamo gol, spettacolo, tante emozioni, polemiche, perché comunque l'arbitro Maresca ha dovuto comunque confrontarsi con due grandi formazioni e con alcune comunque decisioni importanti che hanno condizionato la serata. Però secondo me i due calci di rigore c'erano, sia nel corso del primo tempo, il contrasto tra Rivas e Sabelli e Bani, un doppio confronto in area di rigore con Maresca che si prende 2 o 3 minuti, ci saranno ben 5 minuti di recupero nel corso del primo tempo, 8 minuti di recupero invece nella ripresa tra i cambi e la decisione di assegnare un secondo penalty alla formazione calabrese, alla formazione Amaranto, per il tocco di mano sospetto sul tiro cross di Pierozzi al minuto numero 53 da parte dell'ex Atalanta Cisborra. Dagli 11 metri sbaglia nel corso del primo tempo una conclusione orribile, orribile da parte dell'esperto Jérémy Ménez. Non sbaglia invece uno specialista come il brasiliano Hernani per il più classico gol dell'ex. Lo scorso anno in maglia del Grifone 20 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia. Quest'anno invece alla sesta presenza con la maglia Amaranto, ecco il primo gol. Secondo gol in campionato invece per un calabrese doc come Luigi Canotto, scatenato nel corso del primo tempo, protesta, esulta per un calcio di rigore che pensava avesse fischiato Maresca ad inizio match per un contatto spalla contro spalla in area tra Dragusin e lo stesso Canotto. Canotto che sblocca il match grazie ad una visione illuminante di uno dei grandi
pezzi pregiati del Lecce dello scorso anno, del Lecce di Marco Baroni. Stiamo ovviamente parlando di Zan Maier, lancio lungo, il controllo di Canotto tra Zsiborra e Dragusin, manda al bar, manda a sedere tutta la difesa del Grifone, batte Semper per il gol del vantaggio amaranto al 15°, un gol meritato per come si era messa la gara nel corso della prima frazione. Il Genoa però attacca alla ricerca del gol del pareggio, c'è una chance per Koda, tanti cross tesi da parte dell'islandese Gudmundsson, il gol del pareggio nasce da una bella palla in avanti di Sabelli che rientra sul sinistro, c'è una deviazione che beffa tutta la retroguardia amaranto con il pallone che viene spizzato da Gagliolo ed è bravo l'ex Venezia Aramu dopo 8 presenze, ecco la prima rete di uno degli uomini cardine per il Venezia di Paolo Zanetti per il ritorno in Serie A dopo quasi 20 anni d'assenza per la formazione lagunare. Il primo gol di Mattia Aramu a rimettere in perfetta parità il match. Andiamo avanti, andiamo comunque al 36°, gol del pareggio al 34°, al 36°, l'episodio che potrebbe ribaltare ancora una volta il match dell'Oreste Granillo, con il contatto, l'accelerazione dell'honduregno Rivas e la chiusura quasi a sandwich tra Sabelli e Bani. C'è una grossa protesta da parte dei due difensori, dell'ex difensore centrale del Bologna e l'ex terzino delle Rondinelle. Maresca si prende, come detto, 2-3 minuti per decidere l'episodio, lo va a rivedere al VAR e alla fine comunque decreta la massima punizione. Secondo me il contatto c'è stato perché comunque c'è anche una maglia che viene tirata nell'occasione. Dagli 11 metri si presenta Jeremy Menez, grande riflesso di Semper, ma poteva comunque tirare molto meglio il penalty l'ex Milan, Paris Saint-Germain e Roma. Andiamo nel corso della ripresa, prima frazione che si conclude con un tentativo in aria da parte dell'ex Lecce, del vero re dei bomber per quanto riguarda la cadetteria, Massimo Koda. La ripresa si apre con un gioco a due tra Menez e Canotto, contatto sospetto, l'azione prosegue, Maresca fa correre e Pierozzi, l'ex Pro Patria, tenta un tiro cross che viene rimpallato con la mano aperta da Zsiborra, calcio di rigore, questa volta non sbaglia Hernani. I cambi con Portanova che tenta una conclusione da fuori area, palla alta sopra la traversa, tenta la conclusione da fuori area anche Massimo Koda con la deviazione, palla in corner, poi una serie di cambi con Krizetic, Cioneg, Gori e Ciccerelli per Pippo Inzaghi, FT per Alexander Blessin. La musica non cambia e colpo di testa alto di poco sopra la traversa di Yalcin, il Grifone ci prova fino al 98°, ma alla fine cade all'Oreste Granillo e la regina torna al secondo posto a meno 5 in questo momento dal quasi inarrivabile Frosinone. Fabio Grosso e insidia proprio il Grifone per quanto riguarda la lotta promozione. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!